Buongiorno amore. Buongiornissimo. Colazione pronta con fetta tostata e Nutella. Senti Anastasia, oggi è una giornata molto impegnativa perché appena uscirete da scuola alle 4:30 dobbiamo andare dalla pediatra, quindi dobbiamo venire a casa un attimo. Vanessa si fa la doccia. Però è l'unghia poi. Come sta l'unghietta amore? Mi ha detto la mamma che l'unghia cresce prima che cade. Certo. Cresce, poi quando è cresciuta tutta cade. Esatto. Si può tagliare. Tranquilla amore, sotto ti cresce la tua unghia nuova, va bene? Tu tieni il cerotto finché vuoi, poi quando non ti dà fastidio lo togli, però cerca di non sbattere da nessuna parte, va bene amore? Tu non vuoi uscire? Cerotto, poi quando lo lasciate per un pochino, poi lo togliete e lo fate male. Vero amore? Il cerotto è magico. Vuoi uscire per pranzo? Sì? Oggi sì, però domani no, va bene? Perché domani è il giorno in cui io non ci sono, perché sono in piscina in pausa pranzo. A few moments later. Vane, ciao. Come ho anticipato già da Anastasia, appena uscite da scuola alle 4:30, vieni a casa, ti lavi subito, ti fai una doccia e dopo andiamo subito dalla pediatra, ok? Stiamo aspettando che si scongela la macchina, piano piano si sta scongelando, anche dietro sembra che si stia scongelando. Ciao Ani. Ciao. Ciao amore. Ciao. Si sta scongelando anche dietro? Sì. Bene. Andiamo a scuola allora, dai. Later. Bentornata. Hai fame, amore? Sì. Fai vedere l'unghietta. È venuta via l'unghietta, non ce ne eravamo accorte. Non ti fa più male? Meno male. Hai visto che è passata? Sì. Adesso mangiamo. Ti ho comprato le lasagne buone buone. Hai fame? Io sono uscita dalla piscina, adesso sto morendo di fame. Eccoci arrivati. Chi è che ha fame in questa casa? Io. Anch'io. Guarda chi c'è qua che ci aspetta. Dal nostro gattone. Allora amore, hai già mangiato le lasagne? Sei stata velocissima. Guarda che ti annuso il panino, che a lui il prosciutto piace. Stai attenta. E adesso ti stai facendo... No, lascialo stare, poverino. E adesso stai mangiando il panetto col prosciutto. Ricordati che quando usciamo veniamo a casa velocissimamente, che Vane deve andare dalla pediatra. Esatto. Va bene? Dai, buon appetito. Stai passando il tempo, amore, prima di rientrare a scuola? Stai disegnando? Oh, che bellino, amore, un gattino. Ma che belli questi disegnini. Anche un po' di peletti. Un po' di peletti li facciamo, come il nostro Gasper che è pieno di peletti. Ce ne abbiamo dappertutto questi peletti. Sì. Tra un po' andiamo amore, adesso ti vai a lavare i denti, va bene? Sì. Ma è stupendo. Come lo chiamiamo questo gattino? Filippo. Filippo, noi in questa casa tutti Filippo si chiamano, vero? Sì. Le bambole, i disegnare. Come? Come posso disegnare? Disegna a me. Poi vai a lavare i denti. Allora, i cucciolini, anche queste 2 ore sono passate. Stanno per uscire Vanessa e Anastasia e dobbiamo correre subito a casa perché Vanessa deve fare una doccia velocissima e dobbiamo andare dalla pediatra. Quindi ci vediamo tra pochissimo con Vanessa e Anastasia. Ciao ragazzi, sono uscita da scuola e adesso vado a casa, mi faccio la doccia e vado dal pediatra. Vanetti, devi fare una doccia veloce. I capelli li laviamo quando torniamo stasera, ok? Prima di andare a dormire perché non facciamo in tempo, va bene? Va bene. Allora ti aspetto giù, ti preparo il panino con la Nutella e poi andiamo via subito. Tutto bene a scuola? Sì. Adesso sto andando dal pediatra e Anastasia è voluta rimanere a casa con papà che stanno guardando un film. E voi scrivete nei commenti qual è il vostro film preferito. Ora siamo arrivati, con qualche minuto di ritardo, però siamo arrivati. Del resto dall'altra parte della città e a quest'ora c'è anche traffico. Poi avevamo messo un indirizzo in un paese lontano da noi, non so perché. E il navigatore ci stava portando lì. A few moments later. Vane, abbiamo già finito, che bello, è passato veramente pochissimo perché siamo arrivati in ritardo. Qui c'è il tuo certificato idoneo per poter praticare hip hop. Sei contenta? Andiamo subito a casa perché cosa dobbiamo fare? Cosa devi studiare? Beh, una paginetta sola, dai. Solo una paginetta di storia, ok? Perché l'altra l'abbiamo già studiata ieri. Ma a noi storia piace, la studiamo in un attimo. E geografia che non ci piace molto, vero amore? Amore, ciao, sono tornata. Ciao, amore mio dolcissimo. Mi hai chiamato 15 volte. Tutto bene? Sei contenta che siamo tornate? Ci abbiamo messo pochissimo, dai. Siamo uscite di casa
Alle 5 e un quarto, sono le 6:10, siamo già tornate. Signorina, compiti. Che stasera ti devi lavare i capelli, adesso vai a fare quella unica pagina di storia. Mi fai contenta, tu, amore? Anche tu. Io devo fare da mangiare. Mi hai detto che mi aiutavi. Ma io devo fare da mangiare. Tu hai detto che mi aiutavi. Sì, va bene, però devo anche cucinare. Vane, ieri l'hai studiata da sola, eh? Ah, ecco. Buon appetito. Buon appetito, amore. Buon appetito. Allora, prego, amore mio. Senti, dopo però vai a lavare i capelli, bagnetto. Perché è tardi, ok? Bagnetto. No, niente bagnetto. Ani. Ok? Dai, finisci di mangiare che poi Vanessa si deve lavare assolutamente i capelli. E tu devi fare la doccia, ok? Dobbiamo andare a fare lo scherzo a Vanessa. Ok? Allora, ascoltami, vado giù a prendere il phone. Ani, dove sei? Ani? Casper, hai visto Anastasia? Buongiorno. Hai visto Anastasia, amore? Ma è sparita! Ani? Anastasia? Oh, chi la capisce questa bambina? Vabbè ragazzi, io vado a prendere il phone per fare lo scherzo a Vanessa. Ho visto Ani! L'avete vista anche voi? Ma dove è andata? Cosa sta combinando? Non capisco! Ani! Perché mi fai questi scherzi? Dobbiamo andare a prendere il phone! Andiamo! Non so dov'è esatto. Aspetta. Vediamo se è qua sopra. Guarda qua sotto. Amore, devi cercarlo. Ma c'è? Magari c'è. Eh? Magari non c'è. Non c'è? Guarda nell'altro mobile qui. Ma io pensavo fosse qua. Niente? E allora usiamo quello che abbiamo su. Dai, andiamo a prendere il phone su, dai. Pensavo ci fosse un phone qua sotto, invece no. C'è la porta aperta, dobbiamo stare. Ma no, ma lei non ci vede, tanto noi andiamo in bagno, ok? Sì, ma non mi chiudere la porta in faccia. Allora, Ani, adesso devo provare su di te l'effetto del phon con il borotalco. Su di me? Eh sì, eh. Quindi adesso prendiamo il borotalco, il phon. Non c'è. Sì che c'è il phon, due stupidaggini. Prendilo. Adesso ci penso io. Allora, Ani, bisogna mettere il borotalco qua dentro. Io sto paura. Così. Adesso devo provare su di te. No. Per vedere se funziona. No. Eh sì, amore. Chiudi gli occhietti tu, eh. Sei pronta? No. Ok, come ti senti? Bene. Bene? Ok, no, ma non sei tanto bianca. Hai messo le mani in faccia. Comunque, l'effetto c'è. Vedi che funziona ancora il phone, che eri preoccupata, guarda. Funziona benissimo. Adesso, Anastasia, prendi il borotalco. Mettilo qua dentro. Tanto, eh. Ah, sta uscendo. Cioè, la stai mettendo? Sei sicura? Ok, bisogna andare a chiamare Vanessa e dirle di lavarsi i capelli, ok? Dai, Vane, andiamo, dai che è tardi, dobbiamo ancora fare gli zaini, su, c'è da lavarsi, dai. Dai, andiamo, dai, che è tardi. Oh, ragazzi, stasera inizia il Festival di Sanremo. Mentre Vanessa... C'è anche l'ultimo che canta. Si lava i capelli, tu ti metti il pigiamino, va bene? Ma c'è anche l'ultimo che canta. Sì, tu lavati solo i capelli perché oggi ti sei fatta la doccia che siamo andati dalla pediatra, eh. Ani, dai, vieni con me. No, si è già nascosto di nuovo. Guardate. Questo è buono, sai, mi piace. È un buon massaggiatore della pelle. La tira tutta, non pensavo. Dai, Tatina, lavati i capelli che bisogna andare a dormire. Scusi. Lei chi è? Scusi, lei? Ma lei crede che nessuno la vede? Chi era?
Ti credi Babbo Natale col vestito invisibile? Sì. Non è vero! Non c'è niente di invisibile! Io devo spogliare a casa, ciao! Allora, lavati. Ci vediamo fra pochi minuti, ok? A few moments later. Sì, ho sentito anch'io, andiamo a vedere. Forse lo scherzo, Ani, corri, 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 corri. Vane? Oh, Vane, ma cosa è successo? Fammi vedere. Girati. No, dai, mamma, ma cosa è successo? Cosa? Hai luce negli occhi. Sciacquati, sciacquati, ma... Non vedo. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Aspetta, aspetta che c'è il phon acceso, non puoi aprire l'acqua. Mamma, non vedo nulla, dai. Sì. Fammi in questo lavandino. Qua, 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 di qua. Ma com'è possibile? Non capisco, ma... Ani, cosa è successo? Sei stata tu? Perché ridi? Sei stata tu. Amore, ma tutto bene? Tutto bene? Sembra che hai i baffi, guarda. Tutto ok? No. Sì, però, mamma... Cos'è successo? Non capisco, ma cos'è questa cosa che hai in faccia? Adesso te la spruzzo addosso, vediamo. Fammi vedere. Che carina, però non stai male. No. Senti, Vane, tutto ok? Ci vedi? Sì. No. Sì. Vabbè, dai, era uno scherzo, gli abbiamo fatto uno scherzo io e Anastasia, ma dai che tra poco è carnevale. Sei arrabbiata? Quando a carnevale è uno scherzo vale, quindi... Esatto. Dai, ma non è ancora carnevale, quindi questo scherzo non vale. Scherzo finito, volevamo farti questo scherzo, spero che tu non ti sia arrabbiata. Sei arrabbiata? Un per uno scherzo. Va bene, andiamo a fare lo zaino che domani si va a scuola. Ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate le campanelle e lasciate un bel like a questo video. E asciugati i capelli. Ciao. Ciao.